Bene, seconda video lezione dedicata ai gruppi, parleremo del gruppo e delle sue dinamiche, da 103 a pagina 111 del vostro libro. In parte le premesse di questo capitolo le abbiamo già poste nella video lezione precedente. Parlavamo di quelle che sono le caratteristiche del gruppo rispetto alle caratteristiche dei singoli. Se noi mettiamo insieme dei singoli che hanno delle determinate caratteristiche A, B, C, D, le car loro caratteristiche e le caratteristiche stesse della vita all'interno del gruppo non saranno presagibili, non si potranno prevedere in anticipo dalle caratteristiche dei singoli. Questo perché abbiamo detto all'interno del gruppo si crea una nuova chimica, si creano dei nuovi rapporti di influenza reciproci e quindi il modo in cui una persona vede se stessa, vede gli altri, si comporta e pensa a se stessa, si trasforma immediatamente. Parlavamo appunto propriamente di queste forze all'interno del gruppo. Si parla infatti in psicologia di dinamiche di gruppo. Le dinamiche di gruppo appunto sono quelle forze che si creano all'interno del gruppo, questi modi di agire, modi di vedere che influenzano la vita del gruppo. La influenzano nel suo insieme, ma anche ovviamente influenzano la vita e i comportamenti e i pensieri delle singole persone. Cerchiamo di fare un esempio. Le dinamiche, prima di tutto, ricordiamo che possono essere positive e negative. Una dinamica positiva è quella per il quale nel gruppo le persone esaltano le proprie caratteristiche, si sentono più produttive, si sentono particolarmente accettate, felici. Quindi vedete, ci sono sempre delle dinamiche, possiamo parlare dal punto di vista degli obiettivi, della produttività e dal punto di vista delle relazioni umane. Una dinamica positiva è appunto quella che migliora la vita e le performance di un gruppo, appunto secondo i diversi punti di vista. A questa dinamica positiva può corrispondere, per esempio, nella vita dei singoli, degli effetti positivi per cui le singole persone stanno bene. Attenzione però, perché a livello dell'individualità alcune dinamiche che sono positive per il gruppo, come quella del capro espiatorio, che è molto nota in letteratura, si rivelano negative per una o più persone. Qual è la dinamica del capro espiatorio? La dinamica del capro espiatorio vuol dire che c'è una persona o più persone all'interno del gruppo sulla quale si riversa, si direziona l'aggressività e, diciamo, la voglia di sfogarsi, la voglia di trovare una valvola di sfogo da parte degli altri elementi del gruppo. Quindi la classica persona che viene presa in giro o che in una classe viene per esempio bullizzata. Ovviamente questo può essere avvertito dal gruppo può essere vissuto come una dinamica positiva perché comunque in un modo o nell'altro rende più efficienti la maggior parte delle persone e favorisce il raggiungimento degli obiettivi. Dal punto di vista del singolo invece viene avvertita come ovviamente una dinamica negativa. Quindi dinamiche positive e ovviamente al loro lato opposto ci sono delle dinamiche negative. Ovviamente del gruppo vengono studiati sia i processi, quindi questa è la dinamica, il movimento delle forze all'interno del gruppo, che la struttura del gruppo. Quindi, per esempio, avevamo già detto il concetto di ruolo, che comunque approfondiremo diciamo, in altri contesti, quindi quello che gli altri si aspettano da me, quello che devo fare all'interno di una società, all'interno di un gruppo, o il concetto di status, ma ancora fa parte della struttura del gruppo, e ne abbiamo già parlato anche nella video lezione precedente, le norme, quindi le regole che stanno all'interno di un gruppo. Nei processi all'interno di un gruppo ce n'è un altro molto interessante che è stato studiato, a pagina 104, ne parla, è il processo di polarizzazione, cioè, facciamo un esempio, stupido, se in un gruppo di 20 persone si affronta una discussione su un tema e ci sono, diciamo, delle posizioni estreme, per cui, che ne so,
il tema degli immigrati. Tre persone sono convinte che gli immigrati siano una forte risorsa della società sulla quale bisogna orientare tutte le azioni, tutte le forze, tutti i finanziamenti. Dall'altra ce ne sono tre che invece sostengono che bisogna chiudere le frontiere agli immigrati e che gli immigrati sono come posso dire, un continuo dispendio di energie e di finanze da per uno Stato che potrebbe appunto destinarle in diverso modo. Ecco, abbiamo su 20 persone, 3 persone che hanno un'opinione, un punto di vista estremo da una parte e 3 dall'altra, e 14 che hanno diciamo dei punti di vista a metà strada tra questi, per cui vedono i lati positivi e vedono i lati negativi, essendo più o meno a favore di una delle due ipotesi. Cosa succede durante una conversazione, durante un dibattito e durante la vita del gruppo? Durante la vita del gruppo, in queste situazioni, avviene il processo di polarizzazione. Sapete cosa sono i poli? Sono gli estremi. Cosa vuol dire? Che lentamente le persone che stanno all'interno in questa diciamo in questa fascia mista di opinione si sposteranno verso uno degli estremi, ok? Quindi abbiamo è un processo che viene appunto studiato. Si studiano anche a proposito della struttura del gruppo, e in questo senso fortemente intessuto col concetto di dinamiche. Quelle che sono le figure principali del gruppo. In un gruppo si parla di leader e di leadership, quindi leader è colui che viene guardato dalle altre persone del gruppo come un modello, come un punto di riferimento, come una persona che ispira, ma anche che direziona, quindi che dà delle direttive per quella che è la vita del gruppo. Abbiamo i gregari, che sono appunto il lato opposto del concetto di leader, presuppone sempre dei gregari, quindi delle persone che seguono il leader, e poi c'è per esempio il ruolo del capro espiatorio, quindi la persona verso la quale vengono indirizzate le energie negative di un gruppo. La leadership è studiata molto in letteratura e soprattutto in economia. Ci sono studi diversi ed è un tema molto, molto complesso. C'è però un'importante precisazione che vorrei fare con questa, diciamo, terminerei questa seconda video lezione. Si tende a distinguere nel gruppo primario e nel gruppo secondario il leader, le caratteristiche del leader, cioè in questo caso, attenzione, si parla anche di leadership emotiva e di leadership funzionale, di leadership strumentale rivolta agli obiettivi. Facciamo l'esempio di una classe a scuola. C'è un leader che viene posto dall'istituzione, che viene imposto dall'alto, per esempio c'è la dirigente e gli insegnanti in una classe, d'accordo? Cosa fanno? Organizzano e danno le regole di una scuola e gli alunni devono seguire queste regole di comportamento e diciamo ubbidire alle direttive dei propri insegnanti e del preside. Questo è un tipo di leadership imposta dall'alto, per cui gli appartenenti ad un gruppo non hanno voce in capitolo. Dall'altra parte c'è un altro tipo di leadership, che è quella, la leadership emotiva, che si riferisce, diciamo, più alla parte relativa non agli obiettivi, ma alla parte emozionale, alla parte appunto più sociale del gruppo. E, per esempio, una o due persone all'interno del gruppo che riescono a, organizzare il divertimento, a far abbassare la tensione, al mettere d'accordo più le persone, i compagni tra di loro. Queste persone esercitano un altro tipo di leadership. Loro non vengono poste, tra virgolette, dall'alto, ma il loro è un processo di emersione, cioè dalla vita del gruppo, dalla vita di un tot di persone che convivono nello stesso ambiente, si evidenziano e si pongono l'attenzione delle altre persone perché si sanno comportare in un certo modo, quindi attirano,
diciamo, l'ammirazione e si propongono come modelli per le altre persone. Quindi vedete, è un tipo di leadership molto diversa, l'una abbiamo detto dall'alto e l'una dal basso, d'accordo? Non è detto, ovviamente, ricordiamoci, sono concetti teorici. Un leader, un insegnante può avere anche le caratteristiche di un leader emozionale, quindi favorire anche l'abbassamento della tensione in una classe, mediare i conflitti, anche questo può fare un leader di un certo tipo. Così come un leader dal basso, un leader socio-emotivo, può guidare la classe e determinare il raggiungimento degli obiettivi. Il modo di esercitare la leadership, quindi la leadership appunto è propriamente l'utilizzo di questa funzione, di questo ruolo che viene riconosciuto, è molto diverso. Sono stati evidenziati nella letteratura e negli studi diversi stili, ce ne sono appunto tre in particolare che hanno studiato gli studiosi White e Lippitt, ma come vi dicevo, ci sono anche altri studi in cui si evidenziano decine di stili diversi di leadership. L'ultimissimo concetto è appunto relativo alle reti comunicative, quindi come si svolge all'interno di un gruppo la comunicazione, quali sono le reti più o meno efficaci e in quali compiti queste reti e rispetto a quali compiti alcune reti possono essere più efficaci delle altre. Ovviamente capite bene il modo in cui si comunica in un gruppo è sicuramente legato, per esempio, al tipo di leadership che è presente all'interno di un gruppo. Nel gruppo, ovviamente, in ogni gruppo ci sono due tendenze contrapposte, appunto c'è una tendenza alla coesione, quindi al continuare a concepirsi come parte di un gruppo e a lottare per rimanere e a contribuire per rimanere coesi, quindi unici, e c'è dall'altra parte una tendenza specifica verso l'individuazione, quindi una tendenza a perseguire comunque i propri privati interessi e fino al appunto separarsi dal gruppo. Queste, diciamo, sono le due forze e le due tendenze che si possono trovare all'interno di un gruppo. Vi invito anche a dare un'occhiata a pagina 111 sui casi da analizzare e ci rivediamo per l'ultima parte di questa lezione. Buon lavoro!